Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crisi che ha coinvolto il mondo del commercio più o meno in tutte le città italiane. I consumatori come fanno fronte alla crisi? E ci sono cose a cui rinunciano per poter arrivare a fine mese? Insomma, rispetto a qualche anno fa, sicuramente è l'abbigliamento. Spendono sempre meno possibile. E per mangiare, purtroppo, non possiamo risparmiare più di tanto. Ho speso 50 questa settimana e rinuncio a che cosa? Le cose che devo comprarmi, personali. Rispetto agli altri anni scorsi, sono 2 anni che sono proprio in crisi con 200 euro di pensione al mese. Sicché i miei figli mi danno qualcosa, quello che possono, poverini, anche loro non vivono né loro. La crisi c'è, si sente. Basta guardarsi intorno, molti negozi che chiudono. E poi fortuna a quei ragazzi che hanno ancora i genitori, che hanno uno stipendio e vengono aiutati, ecco. Io credo che i consumi si sono contratti, però si sono anche un po' qualificati e ho la sensazione che adesso ci stiamo riallargando poco a poco, un po' di più. Ma ci sono dei settori in cui sì, un po' si sta sollevando la situazione, cioè non c'è più questa grave crisi che si viveva negli anni scorsi. Il lavoro a volte si trova, a volte si perde, bisogna un po' reinventarsi tutti i giorni, però sicuramente i giovani possono fare qualcosa per andare avanti e appunto reinventarsi in tutti i modi. E si avvicina il Natale, momento di feste e di regali, ma i consumatori ne faranno meno? Cercherò di comprare qualche cosina, giusto cose utili per i bambini, insomma. Ormai ci ho fatto quasi l'abitudine a rinunciare, a pensare in piccolo, a fare per tutti quelli a cui tengo una piccola cosa. Naturalmente, appunto, il periodo non mi permette di fare grandi cose, però quelle persone a cui tengo non mancano mai un piccolo pensiero.